Dottor Strange, benvenuto a Londra. Molte grazie. Nella sua qualità di presidente del Comitato Nazionale di Ricerca sugli UFO, vorrei chiederle subito, cos'è un oggetto volante non identificato? Un oggetto volante non identificato è un qualsiasi oggetto le cui caratteristiche siano estranee alle leggi fisiche e aerodinamiche. Gli uomini politici sono restii ad impegnarsi sull'argomento, ma c'è mai stato qualcuno che abbia espresso un'opinione sugli UFO? Il deputato Gerald Ford ha dichiarato più volte che sarebbe preferibile un Parlamento a porte aperte, anziché gente che ascolta da dietro le porte chiuse. Ma per rimanere al punto, il presidente affermò che non solo credeva all'esistenza degli UFO, ma che era convinto che provenissero da altri pianeti come il nostro. Bene. E ora vorrei chiederle se degli esperti militari abbiano mai dato possibile qualche implicazione americana o internazionale con gli UFO. A New York City, all'hotel Waldorf Astoria, il defunto generale Douglas MacArthur fece un'importante dichiarazione che per poco non suscitò una vera rivoluzione fra i giornalisti. Riferisco le sue parole. Le guerre sulla Terra saranno molto presto superate e verranno rimpiazzate da guerre tra pianeti. Sarebbe un'ottima cosa se tutte le nazioni della Terra si unissero tra loro per formare un fronte comune contro possibili attacchi di abitanti di altri pianeti. Bene, ciao. Mi scusi. Prego. Bella donna. Molto. Ecco il suo principale. La conosci? Sì, ma lei non conosce me. Ricordi l'affare Dalotech 6 mesi fa? L'affare Dalotech? Altro che. L'affare Dalotech. L'affare Dalotech. L'affare Dalotech. Ecco i dati, signore. Grazie. Desidera altro? No, è tutto. Avvistamento su 0135242. Secondo su 0140242. Terzo su 0145242. Obiettivo traiettoria? I dati attuali indicano questa zona. Allerta rossa. Intercettori pronti a decollare. Attenzione a tutti i reparti. Avviso di massimo. Allarme generale. Attenzione a tutti i reparti. Ripetiamo. Avviso di massimo allarme generale. Allerta rosso. Avvistati 3 UFO. Obiettivo zona 140, a 60 miglia da questa base. Ma lì non c'è niente. Ne è sicuro? Abbiamo controllato. A quanto sembra gli UFO vogliono attaccare in forze una zona dove c'è soltanto lava. Senta, lasci stare le supposizioni. Lanci gli intercettori. Intercettori, lancio immediato. Thank you.
Controlli la traiettoria. Mantengono la stessa rotta. Lettura sul vostro computer. Roger. Stanno cambiando rotta. Attendete nuove istruzioni. Può esserci un errore? Guardi, hanno virato. Dove si dirigono? Secondo il radar stanno tornando indietro. Rientrate alla base. Beh, hanno avuto paura? È la prima volta. Che è successo? Ogni ipotesi è buona. Con un computer da 100 milioni di dollari sotto mano ricorre ancora alle ipotesi. Qualche volta si deve. Non avranno percorso 1 miliardo di miglia nello spazio per niente. No, di certo. Quindi occorre una risposta, vero Foster? È stata una manovra fallita o piuttosto un diversivo riuscito? Sta a lei scoprirlo, Foster. Avvistamento. Ma va troppo piano per un UFO. Un meteorite? Ora vediamo. È senz'altro un meteorite. Fine traiettoria in zona 017213. Mi chiami Straker? Sì, signore. Straker. Abbiamo avvistato un meteorite. Un cosa? Un meteorite. E mi chiama dalla Luna per dirmelo? La traiettoria termina in vicinanza delle installazioni d'Alotech. Puoi entrare in contatto? Sì, via radio. Li avverta. Roger. Un'altra cosa, colonnello. Se dovesse ospitarli alla base, li sottoponga all'amnesia. Bene. Chiami l'impianto d'Alotech. Quanto manca? All'incirca 3 minuti. Base lunare chiama impianto d'Alotech. Rispondete, d'Alotech. Base lunare chiama impianto d'Alotech. Rispondete, d'Alotech. I sismometri hanno registrato. Bene, raccoglieremo tutto il materiale che potremo. Domani cominceremo le analisi. Andiamo. Ho detto a Foster di tenere la base lunare sull'allerta verde per qualche giorno. Giusto. Forse l'impianto d'Alotech è in pericolo. Non voglio neanche sentirli nominare. Devo evitare il loro presidente 2 volte al giorno. Perché ce l'hai tanto con loro? Non dovevano dargli il permesso. Una società privata non ha interessi sulla Luna. Tra l'altro, i giacimenti di un certo valore sono già stati scoperti da anni. No. La d'Alotech sta sprecando tempo e quattrini. Sono affari loro. No, sono anche affari nostri. Statisticamente ne capita 1 su 50.000. Di queste dimensioni, senz'altro. Se per oggi abbiamo finito, sarà meglio tornare a controllare la base. Qualche frammento potrebbe aver causato una fuga di pressione. Straker. È difficile parlare con lei, comandante. È il mio genere di lavoro. Ho superato tutti i controlli. Mi chiamo Black. Già, il presidente della Dalotech Corporation. Volevo solo entrare in contatto con lei e ringraziarla dell'aiuto che ci ha dato per la base. Chiariamo questo fatto una volta per tutte.
Il vostro progetto lunare è stato approvato malgrado le mie molte obiezioni. Se sorgesse anche la minima complicazione, ne esigerò immediatamente la revoca. I miei tecnici si fermeranno lassù 10 giorni. Cosa vuole che succeda? La nostra base ha un compito difficile e rischioso. La presenza di civili potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni e dei collegamenti radio. Ma usano una gamma limitata di frequenze. È impossibile interferire con la vostra base. Hanno avuto ordini molto precisi. Meglio rinfrescargli la memoria. Va bene, sarà fatto. Ma non avranno molti contatti con la vostra base, a meno che... A meno che? In caso di emergenza, lei è d'accordo? Nel fornire tutta l'assistenza possibile, eh? Certo. Rispondete, Dalotec. Rispondete, Dalotec. I nostri vicini militari. Base scientifica Dalotec. Vi passo il colonnello Foster. Colonnello Foster, è caduto un meteorite vicino a voi. L'abbiamo visto, molto grande. Circa 1 tonnellata. È caduto a 200 metri dal nostro impianto. Sì, corrisponde ai nostri dati. Avete controllato la pressione interna? Già fatto. La ringrazio. Chiudo. Qualche danno? No, no, tutto regolare. Bene. Finirete entro i termini? Sì, credo di sì. Sperando che i meteoriti ci lasciano in pace. D'accordo, non c'è altro. Ah, ho parlato col comandante Straker circa la base militare lì vicino a voi. Secondo me cerca complicazioni. Non diamogli esca. Non si preoccupi, stiamo alla larga da quelli. Ci atteniamo alle regole. Bene. Temo che avrà sullo stomaco quei tecnici della Dalotec per una decina di giorni. Non ci danno noia. Comunque vado a trovarli spesso e controlli che rispettino gli accordi. Non li lasci troppo liberi. Ma... Che succede? Caduta di segnale. Controlli i circuiti. Collegamento interrotto con la base lunare. Controllo di Shadow pronto, controllo di Shadow. Collegamento di emergenza. Negativo anche lui. In questo periodo l'attività solare risulta minima. Sicuro? Che altro può essere? Un guasto nei circuiti. Li abbiamo controllati. Faccia un'altra serie di esami. Il vento solare ci ha creato problemi più di una volta. Questa volta è da escludersi. Non importa, riprovi. Promette bene? Non ancora. Cominci col 7. 7? 9. 9. Infrarossi. Infrarossi. Puoi estrarre. Grazie. La corona sarebbe simmetrica se ci fosse un incremento dell'attività nel ciclo. Esatto. Quindi l'attività è normale. Gli indizi sono quelli. Non ritiene possibile qualche interferenza? Continui. È solo un'idea. Dalotec. Hanno delle frequenze limitate, ma potrebbero aver violato gli accordi. Come lo accertiamo? In un modo solo. Beh, questa serie è finita. Oh. Che c'è? Guai? Che altro potrebbe indurre i militari a farci visita?
Noi trasmettiamo entro le frequenze prescritte, colonnello. È quello che controlleremo. Colonnello, può controllare quando vuole. Ma spegnere la geosonda elettronica vuol dire impedirci di lavorare. E deve esserci un motivo adeguato per una decisione così drastica. Un motivo più che adeguato, signor Tanner. Mezz'ora fa si è interrotto il collegamento tra noi e la Terra. Una ragione può essere l'aumento dell'attività solare. Le macchie? L'esame spettrografico è negativo. E non potrebbe essere un semplice guasto? Avete controllato i fusibili? Abbiamo controllato tutto. E adesso tocca a noi. Non le sembra più che giustificato? Fai fare un altro controllo di tutti i circuiti, Alec. Ne abbiamo fatto uno completo meno di mezz'ora fa. Sì, sì. Perché non vai a dormire? Ci andrò. Ma solo quando quello rifunzionerà. Bene, ora che ha esaminato tutte le frequenze, si sarà convinto che abbiamo rispettato gli accordi. Mi sono convinto che non avete usato le nostre frequenze intenzionalmente, ma potreste averlo fatto senza volerlo. È la signorina Carson che lavora con la geosonda ed è molto esperta. Non ne dubito. Colonnello, quante volte avete avuto queste interferenze? Una finora. Allora non è così grave. Per un'organizzazione militare può essere una catastrofe. Ed era convinto che fosse colpa nostra? Era la conclusione più logica. Sono felice di averle fatto cambiare idea. Anch'io. L'unico guaio è che sono al punto di prima. Beh, ora mi deve scusare, colonnello, ma vado a controllare il sismometro. La lascio nelle mani della signorina Carson. Per qualsiasi cosa, si affidi a lei. Arrivederci. Ecco, signorina. Jane, quassù le formalità sono superflue. Paul. D'accordo, Paul. Ho l'impressione che lei non sia ancora del tutto certo che non siamo noi la causa dei disturbi. Vedo che non mi sbaglio. E scommetto che alla prossima interferenza ci andremo ancora di mezzo. No, ma dovrò controllare su quali frequenze usate la geosonda. Con le radio che non vi funzionano e a 50 chilometri di distanza? Installeremo un cavo tra voi e la nostra base. Così avremo una linea diretta. E poi? La geosonda è l'unico apparecchio in grado di disturbare le nostre comunicazioni. Se alla prossima interferenza non sarà in funzione, vorrà dire che... noi non c'entriamo? Già. Ma dovrà fidarsi di quello che le diremo per telefono. Certo, mi fiderò. No, non può essere colpa nostra. Sono stata attenta. E anche Mark e Phil. Bene, installeremo il cavo immediatamente. Aspetterò che mi chiami. Devo andare. Ha visto tutto? Sì, quello che mi interessava. È soddisfatto ora? Molto. Controllo Shadow a base lunare, mi ricevete? Controllo Shadow a base lunare. Vi riceviamo. Audio e video intensità 5. Avverte il comandante Straker. Collegamento ristabilito. Sì, signore. State pronti al controllo circuiti. Installazione cavo diretto completata. Bene. Base Dalotec, sente bene? Abbiamo la linea privata. Mi sento importante. Senta, Jane, che programmi ha stasera?
Conosco un ristorante italiano a 400.000 chilometri da qui. Che ne dice? Fanno le fettuccine. Ottime fettuccine. E i tavolini sono in una bella piazzetta al fresco. Allora lo conosce. Faccio riservare un tavolo. Poi guarderemo la luna. Sì, e avremo molta compassione di... di quei poveretti che lassù invidieranno le nostre fettuccine. Scusi, ma adesso in arrivo un modulo lunare, quindi devo lasciarla. Siamo sicuri che era così urgente? Sì, signore. Controllo a modulo. Inserite manovra automatica di allunaggio. Roger. Pronti? Inizia manovra. Grazie, controllo. Siamo nelle vostre mani. Ci sono ancora? Li sto perdendo. Collegamento disturbato. Controllo a modulo. Inserite manovra a mano. Controllo a modulo. Qui modulo lunare. Li abbiamo perso. Manteniamo manovra d'atterraggio automatica. Inserite manovra a mano. Disturbi sul collegamento. Qui è il modulo lunare. Ripeto, modulo lunare. Non vi riceviamo. Siamo sempre inseriti su manovra automatica. Spegnete tutti i collegamenti col modulo. Qui modulo lunare. Qui modulo lunare. Controllo, rispondete. Reinseriamo manovra manuale. Forse hanno capito, ma ho paura che sia tardi. Squadra di soccorso. Base Dalotec. Sipol. Ma è tutto spento, tranne la geosonda, e non sta trasmettendo. D'accordo. Che altro c'è? Era Foster, sarà qui tra poco. C'è stato un incidente alla loro base. Un modulo. La radio si è interrotta e i piloti sono morti. È vostra la responsabilità. Capisco il suo stato d'animo, ma si sbaglia. Il mio sbaglio è stato quello di avervi creduto. E cosa vorrebbe fare? Fermarvi l'attività. Ma non può, è assurdo. Che crede di essere? Non ha l'autorità per farlo. Lo farò. E ho l'autorità per farlo. Ma dobbiamo completare il programma.
Mi dispiace, non so che farci. Togliete i circuiti. Non toccateli, è proprietà Ferma. Privata. Colonnello, quei circuiti sono insostituibili. Questo lo so. Voglio parlare col suo superiore. Non c'è tempo. E poi non servirebbe. Li sequestro comunque. Metteteli su luna mobile. Non finisce qui. Può darsi. Ma voi qui avete finito. E ora che facciamo? Che possiamo fare? Tirare avanti alla meglio, in attesa di istruzioni da Black. Intanto possiamo uscire e radunare un po' di materiale. Che bello. Phil, tu pensa alla zona esaminata ieri. Jane, tu va con lui. Io vado al cratere del meteorite. Forza. Ma che sarà? Un emittente dei militari. Potrebbero averla danneggiata le nostre esplosioni. O forse anche il meteorite. Com'è finita nel cratere? Ce l'ha messa Foster, è chiaro. Quando? Il cratere c'è solo da qualche giorno. Sono discorsi inutili. Decidiamo invece cosa farne. Cominciamo a uscire, a studiarlo meglio. Ottima idea. La decisione è stata presa dal comandante della base. E io l'approvo pienamente. La commissione d'astrofisica non la penserà così dopo il mio esposto. È un suo diritto, signor Black. Nel frattempo la Dalotech seguirà le istruzioni. Ne riparleremo. Avvistamento 2048, velocità 0 sol 8. Captato. Allerta rosso. Lancio immediato intercettori. UFO in avvicinamento. Le coordinate della traiettoria. Un'altra interferenza. Cerchi di eliminarla. Allora? Niente da fare. Che altro accidente sta succedendo? Ancora un'interruzione. E il circuito d'emergenza? L'ho provato. Provi ancora. Sì, signore. Shadow a base lunare, mi ricevete? Niente da fare. Faccia funzionare i radar. Ci sto provando, ma devo scoprire dov'è il guaio.
UFO mantiene rotta costante. Intercettori. Distanza 20 milioni di miglia. Attendiamo dati per calcolo lancio missili. Tenente Ford, venga nel mio ufficio. Quel materiale filmato che passavamo l'altro giorno è ancora qui? Sì, signore. Bene. Mi è rimasto impresso qualcosa di quelle interviste che facemmo nel 1969. Qualcosa che non riesco a individuare. Che intervista era? Mi sembra quella col dottor Stranges. Sì, ma non c'è nessun accenno a interferenze radio, ne sono sicuro. Può darsi, ma qualcosa c'è. Ripassiamola. Passate sul video l'intervista col dottor Stranges, direttamente nell'ufficio del comandante Straker. Sì, signore. Dottor Stranges, benvenuto a Londra. Molte grazie. Siamo nel 1969 e l'uomo ha messo piede sulla Luna. Questo allargherà molto la nostra conoscenza dello spazio, ma sappiamo ancora molto poco sui famosi oggetti volanti non identificati. Come ha detto il presidente della commissione... Questa me la ricordo. Fisica, vediamo la seconda. ...è una realtà quasi accertata. Ma cos'è realmente un oggetto volante? E qual è la posizione delle Nazioni Unite riguardo al problema degli UFO? Le Nazioni Unite, come organismo ufficiale, non si sono mai pronunciate in modo ufficiale riguardo il problema degli UFO. Comunque, io parlai al Comitato delle Nazioni Unite per lo Spazio di fronte a una delegazione nel 1966. Andiamo più avanti. Il giorno dopo il segretario... No, mi lasci ascoltare. ...rilasciò una dichiarazione alla stampa in cui disse: «I grandi problemi del mondo oggi sono due. Il numero uno è la crisi nel Vietnam. Il numero due, gli oggetti volanti non identificati». Forse era l'altra mia intervista al dottor Bresner. No, no, è solo una parola, una frase. Sono presi da altri problemi che hanno sottovalutato la serietà di quello degli UFO. Rimane però un fatto, e cioè che tutte le nazioni della Terra... Andiamo. Ma dove sono? Staranno lavorando fuori. Dalotec. Un'altra interferenza. Sì, siamo in pericolo sia noi che voi. Mi dia Tanner. E Foster. Sì, colonnello, stavo proprio per chiamarla. Quel vostro apparecchio nel cratere del meteorite. Quale apparecchio? Cratere 236? Se lì c'è qualche apparecchiatura, non è certo roba nostra. Distanza stimata? All'incirca 2, 3 decimi e 2. È a 5 minuti dall'ultimo obiettivo determinato. Tra quanto arriverà il cratere in luna mobile? 1 minuto e 50. Come elemento di interesse storico, quanto tempo è che si parla di avvistamenti di UFO?
Beh, per trovare il primo avvistamento di un UFO... Non credo che ci sia di aiuto, comandante. Ormai l'abbiamo controllato quasi tutto. Forse mi sono sbagliato. Gli antichi egizi li chiamavano barche di fuoco. Fermo. O anche dischi di fuoco, globi di fuoco. Anche Fermo. Gli antichi romani li conoscevano. Torni un po' indietro. 3 metri indietro. Quanto tempo è che si parla di avvistamenti di UFO? Beh, per trovare il primo avvistamento di un UFO... Globi di fuoco. Certamente della stessa cosa, che può essere un globo di fuoco, tenente? Un fulmine? O anche? Barche di fuoco, o anche un meteorite? Globi di fuoco. Anche gli antichi... Cratere 236. Ancora nessun contatto? No. L'arrivo al cratere è previsto tra 1 minuto e 5. Distanza 10 milioni di miglia. Adesso la situazione è molto chiara. Appena abbiamo sentito che la base lunare era l'obiettivo dell'attacco, è caduto il collegamento radio a causa di qualche interferenza. Sicuramente provocata da un apparecchio degli extraterrestri, qui, nel cratere 236. E il trucco di inserirlo in un'orbita serviva a farlo scambiare per un meteorite. Distanza 5 milioni di miglia. Possiamo procedere senza la conferma? L'ordine è di arrivare lì e distruggere quell'apparecchio. E che succederà all'impianto Dalotech? È molto vicino. Il colonnello Foster ci avrà pensato. Tanner, 90 secondi. Vi confermo che faremo esplodere un missile nel cratere 236. Siate pronti ad un'eventuale decompressione. Buona fortuna. Forza, mettiamoci i caschi. Secondo me vuole danneggiarci. Non abbiamo scelta. Su, presto. Intercettori a base lunare. Rispondete, base. Distanza 5 milioni di miglia, rilevamento costante. Dovremmo dare istruzioni agli intercettori tra 40 secondi. Se la rotta è giusta. Quanto manca alla Luna Mobile? Dovrebbero essere arrivati proprio adesso. Lo spero per loro. Missile sul bersaglio. Missile puntato. Ecco, torna. Ultima traiettoria UFO 839274. Base a intercettori. Inserite il computer per la correzione di rotta. E i tempi del missile. Straker. Ristabilito il collegamento, comandante. Bene. Colonnello Foster, qual è la situazione? C'era un emittente di disturbo vicino alla base Dalotech. Sì, l'avevo immaginato.
In questo momento stiamo seguendo l'UFO coi radar e gli intercettori sono già in volo. Lancio del missile, meno 8 e 5 decimi. Come va con i tecnici della Dalotec? Beh, sono stati un po' sballottati, ma ora stanno bene. Il Luna Mobile li sta portando qui alla base. Bene, dovrete fare ricorso all'amnesia. Provvederemo. Chiudo. Che roba. Ora capisco perché il comandante Straker non ci voleva sulla Luna. Voglio dirle, colonnello, che quello che ho visto e quello che ho sentito non sarà mai svelato da me. Sono pronte le iniezioni per l'amnesia di questi signori? Le farò immediatamente prima del decollo. Ora vado a riposarmi. A più tardi. Salve, Paul. Salve. Non capivo per chi era l'altro caffè. Come si sente? Bene. Ha bisogno di qualcosa? No. Vorrei solo che ci perdonasse. Di che? Di avere causato il disastro del modulo lunare. Venga qui. Non è stata colpa vostra. Sicuro che non c'entriamo? Sarebbe successo comunque. Era inevitabile. Le fettuccine mi sono rimaste in gola. Le mangeremo. Ma non ricorderai più il perché. Come? L'amnesia. Ma non devi preoccuparti. In tutto si è fermata la base un paio di giorni. Avrete fatto amicizia, no? Chiedilo a lei. Che gentiluomo. Com'è quella canzone? La seconda volta l'amore ti afferra. E allora non voli, ma resti sulla terra. Scusa. Scusate. Lei non mi conosce, mi chiamo Foster. Paul Foster. Lei ha tutta l'aria di essere una geologa. Posso sedermi? Sì, certo. Ma come sa che sono geologa?